Anna Finocchiaro arriva a Cagliari per un convegno organizzato dall'Università del Capoluogo Sardo. Si parla del ruolo delle donne e dell'importanza delle donne nel ricoprire vari ruoli. Lei ha un passato politico, è attualmente nei fatti sempre anche impegnata in politica. L'importanza delle donne quindi nei ruoli chiave della società italiana? Ma io l'importanza delle donne la misuro sulla storia italiana. Penso che sia una storia poco conosciuta, in realtà è anche stata scritta quasi tutta da storiche piuttosto che da storici, ma il contributo che le donne italiane hanno dato alla nascita della democrazia e della Repubblica è straordinario. E il protagonismo che le donne italiane in un tempo così breve, cioè in circa 70 anni, sono riuscite a manifestare cambiando la società italiana profondamente, il senso comune, la cultura e comunque ponendo delle sfide molto importanti. E io credo che sia questa la cosa veramente importante. Poi certo, non solo è giusto, non solo ci compiace, ci fa compiacere del risultato, anche il fatto che una donna diventi ministro piuttosto che parlamentare, piuttosto che rettore, ma io non vorrei che noi guardassimo solo l'élite, bisogna guardare anche quello che c'è dietro l'élite. Anche di donne apparentemente, come si direbbe, comuni, che pure nella loro esperienza di vita femminile hanno testimoniato un ruolo, una capacità e anche una capacità di trasformazione della società che le circonda. Lei è conosciuta molto per il suo impegno nel mondo della giustizia e anche per il suo impegno politico. A proposito di settori della società, in politica oggi le donne sono abbastanza? Anche lì le donne sono abbastanza. Probabilmente ci sono donne che fanno politica cambiando le cose più profondamente di quanto non si riesca a fare talvolta essendo un consigliere comunale piuttosto che un consigliere regionale, e questo non si vede. Io penso che la politica sia un'esperienza umana collettiva, non è un fatto di élite. E se guardo per esempio a quello che è stato a Torino, in cui sette signore, di cui neanche lei ricorda il nome, neanche io, hanno messo in moto un movimento assolutamente pacifico, come quello che ha invaso la città di Torino su un tema politicamente così dirimente, scottante, io dico che quelle non siedono in nessuna assemblea elettiva, ma hanno dato un contributo politico alla democrazia italiana di questa fase grande, molto interessante. Si parla di donne, donne anche giovani, donne non più giovani che comunque hanno dei ruoli. Naturalmente si parla anche di un mondo giovanile. Nell'assemblea che l'attende, l'incontro che l'attende a breve, ci sono comunque anche molti under 40, molti under 30. Che ruolo devono avere loro dal suo punto di vista per il futuro dell'Italia e della Sardegna? Il mondo è nelle loro mani. Il mondo è nelle loro mani e le loro vite pure. E anche la qualità della loro vita in questo paese nelle loro mani, mi riferisco alla qualità democratica della vita in questo paese. E quindi io penso che se c'è l'occasione di andare a riversare un poco dell'esperienza che ciascuna di noi o ciascuno di noi ha fatto e che è stata un'esperienza importante, ricca, questo è bene, perché io credo tra l'altro che sia importantissimo avere anche questo senso del passaggio di testimoni attraverso le generazioni. Sull'aspetto invece sardo e regionale, politico, le ha detto anche da prima un no comment generale. No, io non rilascio dichiarazioni politiche. Sì. Grazie. Grazie a lei.